Chiudete gli occhi. Lo vedete? È il futuro. Chissà cosa vuole farci vedere, vivere, sperare. È sempre stato quello che facciamo ogni fine di anno, tracciare bilanci, sognare. Vi ricordate un anno fa? Sognavamo tante cose dopo il 2020. Tante che ad elencarle tutte non basterebbe un anno intero. O forse sì. Sognavamo di essere il paese migliore del mondo. Sognavamo di vincere tutto quello che c'era da vincere. Sognavamo di andare veloci e più in alto di chiunque altro. Sognavamo di risvegliare il mondo con la nostra musica. Sognavamo di prendere a pallonate l'Europa intera e di mettere la nostra chiesa al centro del villaggio. Sognavamo una nuova generazione di fenomeni. Sognavamo il Nobel. Sognavamo di vedere il mondo fare squadra per aiutare chi sarebbe stato veramente in difficoltà. Sognavamo imprese mai viste. Era gennaio e speravamo che il peggio fosse alle spalle. Del resto, la speranza è sempre stata il motore che muove tutti noi. Abbiamo sperato di trovare una cura. Abbiamo sperato di non dover dipendere anche solo per qualche ora dalla tecnologia, ma anche che quella stessa tecnologia facesse passi da gigante per portarci in un mondo totalmente nuovo. Abbiamo sognato, abbiamo sperato e abbiamo fatto bene. Abbiamo tracciato la strada maestra in questo 2021. Magari qualcosa sarà da rivedere, qualcosa da correggere, qualcosa da cambiare, e non potrebbe essere altrimenti. Migliorare ciò che è stato, però, deve essere l'obiettivo, e con un po' di fiducia possiamo e dobbiamo farcela. Tutti insieme. Buon 2022, Italia.